Ciao bambini, ieri sera parlando con Anges, uno dei nostri attivissimi nonché sonnambuli redattori di nrsgamers.it, mi è stata posta una domanda a cui sul momento non ho dato moltissimo peso, ma che adesso mi ha fatto riflettere un po'. Anges fondamentalmente mi ha chiesto se gli convenisse vendere la propria collezione di action figures e di modellini, una cosa a cui lui tiene tantissimo e che ha coltivato nel corso degli anni, per poter investire il denaro nell'acquisto di una TV 4K da sfruttare poi con questa fantomatica, eventuale, non ancora confermata, PlayStation 4.5. La cosa che giustamente lo faceva incazzare e che l'ha portato a fare una riflessione del genere è stato il lancio di New 3DS, che ha portato alcuni giochi a girare male sul 3DS standard, vedi il caso di Hyrule Warriors. Per questo motivo volevo un minimo analizzare la situazione per quanto riguarda il gaming attuale su console, la situazione che c'è, le TV 4K e il tipo di rapporto che queste avranno con la realtà virtuale e i visori per realtà virtuale. Allo stato attuale delle cose, i rumor che circolano riguardo PlayStation 4.5 hanno senso, perché è effettivamente necessario avere una console più potente di PlayStation 4, non tanto per il discorso della risoluzione 4K, ma più che altro perché, puntando Sony tantissimo su PlayStation VR, è necessaria una potenza di calcolo da parte della GPU che permetta di raggiungere un minimo di 60 frame al secondo con tutti i titoli. Per questo motivo un upgrade tecnico può essere opportuno. Sony aveva anticipato, insieme a Microsoft qualche tempo fa, che questa generazione di console sarebbe durata meno rispetto alla precedente, che si è protratta veramente per troppo tempo. Un upgrade adesso è probabilmente dal punto di vista commerciale non troppo intelligente perché ci sono tantissime persone che magari sono salite su questa generazione da poco tempo e che si ritroverebbero ad avere una console, non dico datata, perché per quanto si sta discutendo attualmente sembra che comunque i titoli sviluppati per PlayStation 4.5 saranno retrocompatibili con PlayStation 4, ma bisognerà vedere ovviamente in che modo gireranno. Se ci sarà una situazione simile a quella che si è vista con Hyrule Warriors su 3DS e New 3DS, o se effettivamente ci sarà una situazione migliore come quella che abbiamo visto ad esempio nel passaggio del cross-gen tra PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. Il punto fondamentale è che la risoluzione 4K e la realtà virtuale si escludono a vicenda eppure si abbracciano a vicenda. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la capacità di calcolo necessaria per spingere un titolo a risoluzione 4K può essere la stessa capacità di calcolo per portare un gioco a 1080p a girare a 60 frame al secondo. Da questo punto di vista, una release anticipata di una console intermedia o comunque di una nuova console, perché effettivamente parliamo comunque di una macchina che, basandoci sui rumor, dovrebbe essere particolarmente performante rispetto soprattutto a quella attuale, con caratteristiche tecniche che tra l'altro sarebbero allineate con quanto dichiarato sia da Nvidia che soprattutto da AMD per quanto riguarda le nuove tecnologie che saranno utilizzate nelle GPU della generazione di quest'anno, del 2016, che ancora non sono state tra l'altro presentate al pubblico, ma che dovrebbero venire annunciate nel corso dell'estate. Abbiamo saputo che AMD ha rivisto, ha un po' rialzato le proprie previsioni di vendita per quest'anno per quanto riguarda il segmento dei SoC, ovvero i processori con GPU integrata, che sono poi quelli che vengono utilizzati all'interno delle console. E considerato che AMD non ha attualmente alcuna rilevanza nel piano mobile di smartphone e tablet, è ovvio che queste previsioni al rialzo sono necessariamente indicative di qualcosa che si sta muovendo nello sviluppo di chip dedicati appunto alle console. Quindi, tornando alla domanda iniziale, vale la pena investire adesso in una TV 4K?
La risposta è ni, perché esattamente come Sony si sta buttando tantissimo sulla realtà virtuale di PlayStation VR, se questa fantomatica PlayStation 4.5 venisse rilasciata, ci sono due strade possibili che si aprirebbero per il publisher nipponico. La prima strada è quella di puntare tutto su PlayStation VR, di produrre semplicemente dei titoli che vadano a 60 frame al secondo stabili sfruttando le nuove potenzialità tecniche della console. La seconda strada è invece quella di lanciare il mercato del 4K senza l'utilizzo della realtà virtuale, perché riuscire a spingere una realtà virtuale a 60 frame al secondo e in 4K è al momento assolutamente improponibile. Anche perché, ricordiamo, la corrente generazione di PlayStation VR è dotata di pannelli che non raggiungono nemmeno da lontano la risoluzione 2160p. C'è poi un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione, elemento che si chiama HDR, ovvero se noi oggi acquistassimo una TV 4K che però non supporta lo standard HDR, otterremmo sicuramente un incremento per quanto riguarda il dettaglio e la qualità generale dell'immagine, ma non sarebbe un incremento così vistoso rispetto a un ottimo Full HD, soprattutto se parliamo di TV con un polliciaggio ridotto. Il 4K, proprio per il fatto di essere basato su una risoluzione, su una quindi densità di pixel per pollice quadrato, è maggiormente apprezzabile su schermi di dimensioni più ampie. È il motivo per cui su smartphone andare su un 5 pollici con una risoluzione superiore al Full HD è quasi totalmente inutile, perché le differenze che ci sono tra un 1080p e un 1440p su 5 pollici sono davvero difficili da notare. Se avete intenzione di cambiare il televisore e volete un 32 pollici o anche stesso un 40 pollici, il 4K potrebbe non essere la soluzione ideale per voi, in quanto a livello di dimensioni, soprattutto se osservate la TV da una certa distanza, non ci sarà tutta questa differenza rispetto a un ottimo Full HD dotato ad esempio di un'interpolazione dell'immagine elaborata o comunque di caratteristiche notevoli. Discorso più complesso è invece se quando parliamo di 4K non parliamo di una TV 4K entry level, ma parliamo di una TV 4K con tutti i crismi del caso. I crismi del caso non sono necessariamente legati all'interpolazione e all'upscale dell'immagine, che sono comunque due elementi fondamentali da tenere in grandissima considerazione, soprattutto per quanto riguarda il gaming, ma quando parliamo di HDR. L'HDR è, come molti di voi sapranno, una tecnologia che è stata un po' tirata fuori dal cappello da Valve qualche annetto fa in una mod di Half-Life, almeno per quanto riguarda il segmento gaming. In cosa consiste esattamente? Detto in parole povere, è una maniera di registrare e di riprodurre più informazioni per quanto riguarda i colori presenti all'interno di una scena. Cosa significa? Sapete quando fate una fotografia con lo smartphone e poi applicate il filtro HDR? Quello è un effetto che viene applicato in pratica dopo che scattate la fotografia, che aggiunge informazioni in maniera simulata, diremmo, a un'immagine. In questo modo ottenete un picco di luminosità più elevato e un picco di nero più elevato. Quindi il contrasto totale aumenta, ma aumenta anche la gamma di colori di cui è composta l'immagine, ed è il motivo per cui un'immagine con HDR tende a riprodurre sia le luci che le ombre in maniera molto più chiara, molto più fedele, molto più definita rispetto a quanto non faccia una fotografia senza HDR. Ora, nel mondo dei videogame questa tecnologia esiste da parecchio tempo, viene simulata sugli schermi attuali a 8 bit semplicemente via software, ma in qualche modo è come se non si trattasse di un HDR nativo, perché i giochi vengono comunque sviluppati tenendo conto di una palette cromatica a 8 bit e non a 10 o 12 bit.
Su TV è esattamente la stessa cosa, soltanto che attualmente alcune tra le più grandi aziende cinematografiche stanno iniziando a sviluppare i film in HDR. Si sono definiti già alcuni standard, Netflix ha annunciato già quali sono le serie TV che beneficeranno, le serie TV proprietarie ovviamente che beneficeranno dell'HDR e del 4K. E la differenza in termini visivi con un Full HD o anche semplicemente con un 4K è marcata. Dunque, se cambiamo una TV e passiamo al 4K, nel momento in cui passiamo a un 4K relativamente economico, può non valer la pena di aver fatto un investimento del genere, perché uno, un ottimo televisore in Full HD sa riprodurre tendenzialmente un'immagine non troppo distante da quella di un 4K e in linea di massima c'è poca differenza, soprattutto se parliamo di pannelli basati entrambi sulla stessa tecnologia, IPS o VA che sia, e non OLED. Ovviamente nel caso dell'OLED poi il discorso è totalmente diverso. Tutto questo fermo restando che si parli di pannelli al di sotto dei 50 pollici, perché superata una certa dimensione la differenza tra Full HD e 4K diventa onestamente abissale, quindi comunque anche un 4K di bassa qualità può offrire risultati palesemente superiori rispetto a un Full HD. Ma rimane sempre un discorso di guardare la TV in tutto i suoi aspetti, non soltanto il grado di risoluzione, ma anche i contrasti, anche la luminosità, l'input lag, ci sono tantissimi elementi da prendere in considerazione, quindi non limitiamoci a pensare questo è una TV, questa è una TV 4K, quindi è meglio del Full HD. No, non è necessariamente così e soprattutto non è necessariamente così per il vostro caso specifico. Punto numero 2. La TV 4K non avrà assolutamente nessuna influenza sul gaming nel momento in cui Sony decidesse di puntare sulla realtà virtuale. Se Sony tira fuori dal cilindro questa console più performante e decide che i tempi sono maturi per la realtà virtuale ma non per il 4K, è molto più probabile che gli investimenti dell'azienda vadano verso PlayStation VR, soprattutto se c'è un certo riscontro da parte del pubblico che, giudicando da quanto è stato dichiarato fino a questo momento, sembra che la gente abbia risposto con grandissimo entusiasmo a PlayStation VR, almeno per quanto riguarda le prenotazioni. Dunque, in quel caso il 4K vi rimane sul groppone. 3. Se acquistate una TV 4K priva di supporto HDR e di pannello a 10 bit, ciò comporta che nella visione di film, siano essi in Blu-ray o siano essi, ad esempio, trovati su Netflix e supportati nativamente in HDR, la differenza potrebbe essere abissale, quindi in quel caso, a mio modestissimo parere, vale la pena di o aspettare o comunque spendere qualche centinaio di euro in più per portarsi a casa una TV che supporti lo standard HDR, perché questo farà onestamente la differenza rispetto alla semplice risoluzione. 4. In tutti questi giochi di potere, di 4K, di non 4K e di HDR, non si sta tenendo conto dell'elemento OLED, ovvero la tecnologia utilizzata al momento in prevalenza da LG e su cui per esempio Samsung non sta più puntando, che è validissima, che potrebbe avere qualche difficoltà in più per quanto riguarda il rispetto dello standard HDR. Il problema è che lo standard HDR, anzi gli standard HDR, lasciano un po' il tempo che trovano. Perché ciascun produttore, a quanto pare, è stato lasciato libero di misurare i propri valori nei picchi di luminosità e di nero utilizzando i mezzi che preferisce. Dunque, una TV che abbia semplicemente un'altissima luminosità massima e un nero pressoché perfetto, ovvero come nel caso degli OLED, sarà a conti fatti equiparabile a una TV con pannello IPS o VA che ti supporti con tanto di scrittina e di logo lo standard HDR, HDR Plus o addirittura Dolby. Volendo sintetizzare, che cosa dico ad Angels? Angels, se tu vuoi una TV 4K, compratela. A mio parere, se si rimane sotto i 50 pollici, facciamo anche 47 pollici, dai,
Il 4K può non valere la pena, nel senso che la differenza con una TV Full HD di altissima qualità o comunque di buona qualità non è tanto evidente. C'è una differenza, non diciamo che non c'è, ma non è così trascendentale da portarci a dire: "Oh mio Dio, non ho il 4K, adesso che cazzo faccio con la mia vita?". No, non siamo in questa situazione. Resta il discorso che PlayStation VR sarà sicuramente un elemento determinante per stabilire in che maniera verrà utilizzata la potenza di calcolo in più della presunta PlayStation 4,5. Dunque, se Sony vede che c'è un riscontro forte a livello di vendite e a livello di supporto anche da parte del software, investirà sicuramente ad aiutare gli sviluppatori per ottenere qualcosa in più e spingere da questo punto di vista. Tra l'altro, è anche ovvio che vorrà magari equipararsi nel corso dei prossimi anni a quanto offerto già attualmente da Oculus Rift e da HTC Vive, che sono dispositivi nettamente superiori dal punto di vista hardware e che offrono per forza di cose un'esperienza superiore. Quindi è più che probabile che PlayStation VR non sia un dispositivo fatto per rimanere, ma che sia semplicemente una prima versione di una tecnologia che poi verrà fatta evolvere nel corso di questi anni. Probabilmente con cadenza, magari nel caso delle console sarà triennale, magari nel caso dei PC sarà biennale, non più di questo, a mio avviso. Se dovete comprare una TV 4K, cercate HDR o cercate OLED o cercate valori di luminosità e di nero che siano particolarmente elevati. La certificazione HDR va comunque bene perché riuscirete a godere dei film sia in Blu-ray in alta definizione 4K più HDR, e c'è una differenza mostruosa rispetto al non HDR, che a sfruttarla per quanto riguarda Netflix, la sua offerta se avete 17 megabit in download, ovvero se siete coperti da fibra ottica, o semplicemente, come la storia ci insegna, ci affideremo ancora una volta al nostro simpaticissimo torrent o emule della situazione per ottenere i contenuti multimediali che desideriamo, alla qualità che desideriamo e che certamente arriveranno anche con il supporto allo standard HDR. Spero di aver chiarito un minimo la situazione. Mettete quel mi piace lì sotto il video, iscrivetevi al canale, voletemi bene e basta. Ciao!